20 dollari? Ma io volevo una nocciolina! 20 dollari possono comprare molte noccioline! Spiega come! I soldi possono essere dati in cambio di beni e servizio! Papi, tieni la caramella, signore! No, no, niente caramelle per te! Ma! Almeno tienila qualcuna per te! Ma che? Spari gli uccelli in aeroporto! Guarda questi! Beh, signori, mi faccio investire delle macchine e poi faccio causa. Insaponare, risciacquare, ripetere, sempre, sempre. Mi fanno male le gambe. Ehi, tu non sei di questo show! Che granchio ti prende! Il gioco d'azzardo è una pessima idea! Se volete costruirlo dovrete passare sul mio cadavere! Bla 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 bla, caspiterina, bla 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 bla! Oh no! Sono caduto nel vortice! Oh no, il mio cuore si è fermato. Dai, è ripartito! Beh, perché stasera ho un incontro con una persona. Un appuntamento. Cena con amici. Cena da solo. Guarderò la TV da solo. Resterò seduto a casa ad attizzarmi con un catalogo di biancheria intima femminile, uffa! Quello di elettrodomestici. Ora le dispiace togliermi questo coso! Non mi merito un trattamento così meschino! Sentitelo, in garage! Oh, mon ami, signorino parla in francese! Perché? Tu come lo chiameresti? Buco per auto! Ehi, sarò pure brutto e carico d'odio, ma non sono... Qual era l'altra cosa che hai detto? Stavo bevendo al bar di Erigano in fondo alla strada laggiù! Dovrebbero chiudere quella baraccaccia! Perché quell'uomo indossa una camicia rosa? È Homer Simpson, signore, uno dei suoi lumaconi del settore 7G. Simpson, eh? Dal suo abbigliamento scarciante deve essere una specie di anarchico da libero pensiero incorporato. Chiamo la sorveglianza, signore. Eccellente! Questi monitor a colori sono già strapagati. Questo cane è un codardo e io i codardi li conosco molto bene. Ma mamma, io ho combattuto in Vietnam. E sono 30 anni che ci rompi con questa storia. Skinner, ti chiami Bart? Ma che cosa? Ma tuo padre lo sa che lavori qui? Allora prendo un doppio whisky. Andare fuori tempo? Ci si becca la pagagnata. Pagagnare la calotta da scuola? Oh, quella sì che è una pagagnata. Ecco la morale della storia. Gli adulti alla fine la sfondano sempre. Ma nonna Lugarmere, anche per poco non mi hai fatto schiattare. Scusi, commissa. Perché a volte è più facile essere crudeli che mostrare i nostri veri sentimenti. Ti sto dicendo che io non ho fatto niente. Non mi interessa. Gli occhiali. Statemi a sentire, brutti soffianasi e pettine al chioma. Noi minatori abbiamo scioperato a oltranza. Volevamo solo caschi con la lucetta sopra. Poi un giorno tutta la miniera crollò. Nessuno uscì vivo. Nemmeno quelli. Ehi, 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 sono io, Crusty Crow! Che strazio. Da questo ci porta il nostro punto di partenza. I 9 dogmi della perseveranza. Ho perso il filo del discorso, perciò ricomincerò da capo. Oh, spero che stia scherzando, signore. Prima si fa venire un'idea già partorita e poi le dà un titolo che nessuno mai potrà piacere. Non c'è verso lì. Ascolta, Maud, nel nostro film sistemerai il piccolo Mosai nel cesto e poi lo metterai nel fiume. Pronti, luci, macchina, azioncina, azioncina, azionetta e azione! Uno dei film più popolari di tutti i tempi! Come le è venuto in mente? Volevo dire grazie e arrivederci! Salve a tutti! Salve, dottor Nick! E ricordi, se non è sicuro di qualcosa, la strofini contro un pezzo di carta. Se la carta diventa trasparente, l'alimento è adatto allo scopo. Arrivederci, amici cari! Oh no! Niente, scioglie la lingua meglio del sudore umano. Mi chiamo Hans. L'alcol ha rovinato la mia vita. Ho 31 anni compiuti. Non chiamarmi signor Scorpion, non c'è la N. E non chiamarmi neanche Scorpion. Chiamami Hank.
Ero sempre arrabbiato, poi un giorno cominciai a parlare così. E l'ingetto dell'idromassaggio che anticipava ogni mia mossa? Quando funzionava? Poi tra i toni le parrocchie mancia urbana, loro devono essere processati. Ehi, indovina chi ci sta? Che il signore Pazzarello con un scugnizzo scarafone. Era una notte senza luna, buia come la pece, quando fuori dalla bruma uscì una bestia più stomaca che l'uomo. Per caso ha qualche specchio? Noi sappiamo una cosa che non vuoi che Marci sappia. Ti abbiamo in pugno, come una mosca in una ragnatela. Oh, Marci, sei venuto giusto in tempo. Homer si stava preparando per farci un massaggio ai piedi. Pupa, ci dice Soreta, faremo la tua pupazza. Oh, certo, ho letto tutto a riguardo. Era una notizia di portata nazionale. Lavori ancora per la NASA? Oh, Monty, la mia canzone preferita. Ehi, 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 è su Mula Amoroso. Uè, Fughetto, stai bevendo un Mercola? Allora niente anellà, l'ho accettato mia madre col trano solo le braccia. Sono ossessivo compulsivo. Hi-ha, 1, 2, 3, 4. Hi-ha, 1, 2, 3, 4. Sì, mi chiamava sempre Bambacione. Signor Simpson, questo è il caso più sfacciato di pubblicità frantolenta dall'ultima mia causa intentata contro il film La Storia Infinita. Homer, io non uso la parola eroe molto spesso, ma lei è il più grande eroe della storia americana. Non ho una buona memoria da quando mi sono bevuto il termometro, ma scolpisco ciò che vedo. Il peggior doppiaggio di sempre. Lo rivedrò solamente 3 volte oggi.